ribalta a suo favore il risultato della gara d'andata e torna così al successo la Vibonese, grazie alle reti di Cosenza e Marasco, entrambe nella ripresa, che decidono la sfida con la Gelbison. Un tempo per parte nella sfida non troppo entusiasmante che va in scena alla Luigi Razza. Primo tempo per gli ospiti, che però non concretizzano. Secondo per la squadra di Soda, che invece trasforma in oro tutto ciò che produce. Dopo un avvio stentato, alla 18esimo primo brivido dell'incontro con l'assist filtrante di Dadalte ed il sinistro che termina alto di Marasco da posizione defilata. Sul fronte opposto la conclusione dal limite di Aufiero termina di poco a lato. Succede davvero poco altro fino alla duplice fischio del direttore di gara che decreta la fine del primo tempo. Ritmo decisamente diverso nella ripresa. Dopo soli due minuti sugli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Cosenza sbatte sulla traversa, Spicuzza non trattiene, ostacolato da Caterisano, e la sfera termina in rete. Immediata e veemente la reazione ospite. Punizione dai 40 metri, sponda di Senè per l'ex Pascuccio che in girata colpisce il palo. La squadra di Erra si spinge in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Qui Mussone spreca una buona occasione. È una buona occasione per il raddoppio, la spreca anche la Vibonese al 21esimo, quando Spanò, recuperato il pallone, non inquadra lo specchio della porta. La gara prosegue su questa falsa riga, Gelbison proiettata in avanti alla ricerca del pari e Vibonese che gode di maggiori spazi. Proprio su una ripartenza in contropiede al 28esimo arriva il gol del 2-0, con Marasco che supera anche Spicuzza in uscita disperata e deposita in fondo al sacco. Il ritorno al gol della bomber rosso-blu equivale anche a un ritorno al successo per la Vibonese. Negli ultimi minuti l'assalto finale dei campani, con il palo colpito dall'altro ex Galantucci e la punizione ancora di Galantucci che Peschichera blocca. Vibonese Gelbison finisce così 2-0. Dopo due sconfitte consecutive torna a sorridere la squadra di Soda.